Le chiedo anche in previsione futura se vi siete già seduti ad un tavolo con l'allenatore, con Androletti, e se avete pianificato qualcosa o se invece, insomma, il futuro riserverà altro. In teoria, la stagione fortunatamente per noi finisce domenica prossima, quindi per non destabilizzare l'ambiente non ho parlato con nessuno, ovviamente nemmeno con l'allenatore, anche perché è giusto che finisca la sua stagione come tutti i ragazzi e poi sicuramente ci siederemo perché è una stagione comunque, come ho detto ai giocatori ieri, che non è una stagione da buttare via, anzi è una grande stagione. La società, il presidente non è deluso, ma ovviamente rammaricato per non essere riusciti a prendere Novara, e quindi faremo di tutto il prossimo anno per cercare di fare meglio, e nel caso in cui dovessimo vincere anche uno scontro col Varese, perché no, chiederemo il ripescaggio in Lega Pro. Allora gliela chiedo in un altro modo, dato che ormai le squadre le ha viste tutte, c'è qualcuno in particolare, qualche giocatore che le ha fatto impressione che vorrebbe l'anno prossimo qua a Sanremo? Beh, giocatori qualcuno, è difficile migliorare questa rosa, l'ho detto anche ai ragazzi, ma non per nulla abbiamo fatto tanti punti. Solo Novara poteva comunque farne più di noi quest'anno, quindi sarà molto difficile migliorare questa rosa, cercheremo di farlo perché chiaramente qualcosina manca. Non ne ho visti tanti, comunque per esempio anche ci sono un paio di giocatori importanti, fortunatamente uno era squalificato, parlo di Marchisione, quindi ci sono dei giocatori interessanti. Ma intanto credo che gli apprezzamenti che mi stanno arrivando siano semplicemente figli della qualità del lavoro della squadra, che mi ha permesso di mettermi in luce anche dal punto di vista personale. Detto questo, per quanto riguarda il futuro, ha detto bene il Presidente, non abbiamo ancora parlato, ci siederemo a un tavolo una volta finita la stagione, l'obiettivo in corsa è quello di vincere i playoff, non c'è nulla di più importante, e poi una volta finita la stagione, domenica prossima, credo che sia giusto sedersi e cercare di capire se le ambizioni personali mie vanno di pari passo con quella società e vedere se si può continuare insieme. 0-0 che vi premia, però sinceramente la squadra è parsa un pochino stanca, anche se ha prodotto molto gioco, forse volevate arrivare comunque al gol, ma insomma vi ritroverete domenica contro il Varese. Sì, è una partita complicata per capire come interpretarla, perché da una parte ci bastava il pareggio, ma dall'altra parte affrontiamo una squadra che è venuta qui giustamente, legittimamente a difendersi e a fare fase difensiva nella propria metà campo. Quindi da una parte c'è la voglia di fare gol, dall'altra parte però l'equilibrio di non sbilanciarsi. Quindi è una partita penso bruttina, una partita in cui abbiamo creato anche qualche occasione da gol, però credo che per la qualità della nostra manovra sia stata una prestazione un pochino sottotono, però poi come quando arrivano queste partite la qualità del gioco si mette in secondo piano, l'obiettivo è centrare il passaggio del turno, quindi siamo stati molto bravi tra le mille difficoltà e defezioni anche dell'ultimo minuto che abbiamo avuto, quindi penso che i ragazzi abbiano espresso il massimo per quanto riguarda l'atteggiamento, poi effettivamente abbiamo fatto sicuramente partite più